Al primo affondo la Roma va in gol, è il nono minuto. Cross molto lungo dalla sinistra, Balbo svetta e di testa supera Pastine, un po' fuori dai pali. Ed è proprio Rizzitelli al 41esimo a trafiggere Cervone con la Roma in 10 per non aver sostituito tempestivamente l'infortunato Lanna. E sempre da un cross dell'uruguaggio al 24esimo scaturisce il rigore del 2-1. Torrisi tocca di quel tanto Cappioli, per l'arbitro è fallo, batte Fonseca ed è gol. Il Toro ovviamente non ci sta e dal 33esimo minuto Cristallini alla sua prima rete in Serie A sfrutta una punizione deviata dalla barriera romanista.